Con la crema pasticcera possiamo realizzare ad esempio una chantilly all'italiana, che è crema pasticcera più panna, oppure possiamo realizzare con la crema pasticcera una chiboustre, ad esempio una chiboustre che si usa per fare la Sant'Onorè o altri tipi di torte. Crema pasticcera, ad esempio, per fare una crema leggera, quindi crema pasticcera, panna, gelatina e il gusto che vogliamo dargli. Oppure crema pasticcera per realizzare una mousse, quindi partenza da una crema pasticcera e si realizza una mousse, quindi cioccolato più panna. La crema pasticcera è la crema di base, quindi per partire con altre preparazioni. La crema pasticcera ha sempre degli ingredienti molto basici, che sono latte, o vedremo latte con panna, uova o tuorli, zucchero semolato, amidi. Questa è la base. Credo che tutti sapete fare una crema pasticcera, soprattutto nel metodo classico. Quindi oggi vi parlerò del metodo classico, vari metodi per poterla creare, quindi il metodo montato, il metodo in microonde, il metodo classico, c'è anche il metodo a bagnomaria, il metodo sottovuoto, ma vi parlerò semplicemente dei tre principali. Vari tipi di gusti, quindi andiamo a vedere quella alla vaniglia, quella al cioccolato partendo da zero, quindi non semplicemente mettendo il cioccolato dentro, e quella invece realizzata con pasta di nocciole e pasta di pistacchio. La crema pasticcera si bilancia sul latte, come abbiamo visto ad esempio nella pasta frolla si bilancia sulla farina, nei lievitati si bilanciano tutti gli altri ingredienti sulla farina, nel bignè si bilancia l'acqua, nella crema pasticcera si bilancia sul latte. Latte può essere solo latte? O può essere latte arricchito in panna, cioè di base queste sono le informazioni proprio più accademiche, sono 700 g di latte, 300 g di panna, 800 g di latte, 200 g di panna, oppure 900 di latte, 100 di panna, o un litro di latte. Diciamo che per uso domestico si usa sempre latte e basta, ma può essere sostituito il 10, il 20, il 30% con la panna. Cosa succede se noi mettiamo la panna all'interno del latte? Succede che siccome la panna è acqua e burro, noi mettiamo burro all'interno della crema. Cosa serve mettere burro all'interno della crema? Mettendo burro all'interno della crema portiamo scioglievolezza al palato e conservazione, anche una miglior setosità in bocca. Quindi crema pasticcera arricchita con panna, crema pasticcera più vellutata, setosa con una miglior conservazione perché il burro è un conservante. Tuorli o uova intere. Generalmente io utilizzo uova intere per creme pasticcere da cottura, da forno, torta della nonna. Dobbiamo realizzare delle creme da forno ben strutturate che rimangono belle solide, poi vedremo, utilizzeremo la fecola, uova intere. Altrimenti tuorlo d'uovo, cremosità, meno tuorlo, crema più collosa, più tuorlo, più cremosa, meno tuorlo, quanto? Il minimo tendenzialmente 60-100 grammi litro di latte, ma possiamo arrivare fino a mezzo chilo di tuorlo litro latte, meno tuorlo, più una crema pasticcera collosa, più tuorlo, una crema pasticcera cremosa. Più tuorlo, più conservazione della crema. Andiamo a vedere quindi, il tuorlo va di pari passo con lo zucchero, cioè se mettiamo poco tuorlo, poco zucchero. Tanto tuorlo, tanto zucchero, perché lo zucchero serve appunto per non creare l'effetto frittata. Se noi facessimo questa crema pasticcera senza lo zucchero, noi facciamo la frittata, ok? Lo zucchero serve come anticoagulante. Cioè permette che la nostra crema non diventi una frittata.